ragazzi, terza volta che provo a registrare questo episodio. Siamo nell'ufficio di Alo che dobbiamo affrontare la sua applicazione privata. È difficilissima, il puntino bianco vi trolla. E nell'ultimo che avevo fallito ero proprio un pelino, cioè ero arrivato a A ma mi hanno dato comunque B, no? Capito? Perché io sono lo sfigato a cui nulla deve essere concesso. Nonostante avessi fatto tutto, no, ha deciso comunque di non darmi niente. Ma guarda che figlio di puttana veramente, oh. E quanto pretendi allora? Cazzo, sono proprio arrivato ad A per un pelino. Ora guarda cosa fa, Visto? È ritornato sul cerchio. Madonna. Questa era la più difficile, le altre due sono più facili. Però, c'ho un però. Questa lezione pretende davvero tanto per riuscire ad arrivare ad A. Allora, 91%, perfetto, uguale a prima, nulla è cambiato. Madonna. Dai. Dai. Perfetto, questo è il 100%, bastardo figlio di puttana, non provarci neanche ora a rifilarmi un'altra B, perché adesso devo prendere A, 100%, grande. Triangolo di merda, mi frega sempre! Madonna, e ora quanto poco avrò preso? Andiamo un po'. È 83, per forza! Mi voleva rovinare il 100% del secondo coso, Sai che ci è riuscito ancora una volta, Ah no, ce l'ho fatta, Adesso è A, non puoi non darmi niente, adesso è A, Non provare a fare lo stronzo di nuovo, sai? Vai! Una figurina streghe e maghi famosi. Vai, cioè, devi solo a provare a rovinarmi tutto di nuovo, Ora, Harry, tieni premuto il tasto X per lanciare. D'accordo, l'incantesimo che abbiamo imparato comunque è il Verdimilius Duo. Allora, non provare neanche a caderci adesso, perché ovviamente il gioco non salva. Però, se morite, non so precisamente dove si riprende l'avventura. Ma penso adesso dopo la lezione, perché l'unica occasione per prendere la figurina durante la storia principale è questa. Fine. Per il resto poi non ce ne sono più. Perché, vedrete cosa succede. Allora, qui intanto dobbiamo rischiare. Sì, vabbè, ma deve esserci il tempo materiale per passare, Meno male. Allora, qui c'è un'altra figurina. E qui il Verdimilius Duo. Questo episodio, ragazzi, sarà un altro episodio esplorativo, vi avviso. Tanto fate alla svelta per oltrepassare queste due piattaforme, c'è giusto un petto secondo. Guardate, quanto poco tempo. Ah no, ce n'è un po' più del solito. Sono già ritornate buie. Che ansia, ragazzi, perché adesso indovinate, già che abbiamo la vita, esatto, ci rifilano armature con lo scudo. Madonna della madonna. O forse è dopo, non me lo ricordo. In tutti e due i punti ci sta. Questo gioco è davvero tanto ostico, sì, infatti, le sento già camminare. Ah no, c'è Allo, perfetto. San Valentino, quindi è un'altra tirata del cazzo, giusto per impedirti di esplorare. Madonna della madonna. Scusate l'esaurimento nervoso, ragazzi, ma dopo tre volte che provo a registrare sta parte, di cui il secondo tentativo è proprio uno spregio del gioco, ma proprio gratuito. Nonostante sei A, decidi darti comunque B perché decide che la barra del punteggio era una tacchettina sotto, è così andata. Allora, anche la consegna dei punti delle case. Spero di dover esplorare Hogwarts un attimino, prima che inizi un punto davvero palloso. Beh, odio queste tirate in automatico. Allora, Corvo Nero ha fatto 45 punti. Tasso Rosso anche lui 45 punti. 65 e noi ne abbiamo fatti un pochino di più, 80 mi sembra. Perfetto, rimaniamo in testa, rimaniamo in testa, vai,
Grifondoro è la casa che ha accumulato più punti. Yeah! Mamma mia, ho la gola secca perché ne ho urlato una sequela di scleri quando mi ha dato comunque B nonostante la tacchetta era su A. Madonna, voi non mi immaginate neanche. Ok, adesso qui ci tocca un inseguimento del cazzo, sì. E sperando che poi non parta al punto con la foresta proibita perché sennò davvero è impossibile. Grande Harry, io direi la stessa cosa in questo giorno di merda. Allora, l'inseguimento qui ricorda quello col troll di montagna nel primo Harry Potter, solo che qui succederà una cosa abbastanza inquietante. Vi spiego. I cupidi sono tre. Tre, Teneteli bene d'occhio. Guardate cosa succede quando arriviamo a un certo punto dell'inseguimento, invece, Tanto qui stiamo per raggiungere proprio le 500 gelatine, ragazzi, Per una parte dell'inseguimento andata. Ecco! Ora si separeranno da noi per un breve periodo, ma guardate adesso quando ritornano da noi. Preferirei gelatine su queste piattaforme, ce ne sono troppe poche. Vabbè, no, aspettate, so io dovrei... guardate! Non notate niente di strano? Se avete detto che i cupidi adesso sono soltanto due, ci avete azzeccato. Dov'è finito il terzo? È caduto nel pavimento che crolla? Lo hanno ammazzato gli altri due? Mi è sempre suonato inquietante questo dettaglio, fin dalla prima volta che ho giocato sti inseguimento. Che cazzo è successo al terzo cupido? Ma... chissà se qualcuno non ci abbia già scritto qualcosa, ma non penso. Oh ragazzi, resta veramente poco per raggiungere 500 gelatine, Mi ricordo che durante il troll di montagna con Harry Potter avevo 99 gelatine rosse, ne servivano 100 e poi è partito Diagon Alley e altre cazzate, la foresta proibita, insomma tutte cose che mi hanno impedito di raggiungere il quadro o riesplorare il castello superiore per un bel pezzo. 481 figurine, vai! Oh no, parte la foresta proibita adesso proprio qui libro. Allora sai che gioco? Vaffanculo, seriamente, non dai mai occasione di esplorare Hogwarts. Ma c'è una della Madonna. E anche questo segmento, ragazzi, è bello lungo, preparatevi,
Cioè, guardate quanto era lungo sto coso, da 8 minuti a 11, veramente. Che poi dovrebbe essere più sbrigativa la narrativa. Hanno messo troppe metafore, troppi aggettivi, troppo qui, troppo là, veramente. E poi anche Moneta poteva narrare un po' più velocemente, sinceramente, se devo dirla tutta. D'accordo, ecco, ci tocca ora la fase stealth del gioco. Madonna, madonna, ci deve essere sempre in Harry Potter, che palle. Come se non bastasse, attraversa tutto in automatico. Sì, vabbè, lo sappiamo come funziona. E ovviamente non lo posso saltare quando voglio. Sì. Lo so, ora sarà veramente, guardate, pallosissimo il punto che seguirà. Intanto 19, 20, 21, 22, ragazzi, finiremo il gioco con 22 su 24 figurine, perfetto. E il minigioco degli nomi fa culo. Si aprono due porte. Attraverso in automatico, ok, fa tutto in automatico. Ho capito che non posso tornare indietro, va bene, che cazzo. Se vuoi impedirmi di esplorare la vostra, è sempre così grave. Ragazzi, manca veramente poco per 500 gelatine di gusti più uno. Quindi mi sa che quando la ritorneremo a Hogwarts abbiamo un attimo occasione di girare un minimo per conto nostro. Direi di prenderti, che ci prenderemo anche il Flipendo 2. Allora ragazzi, per questo episodio è tutto. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao!